Bentornati sul canale e buon inizio di questo mese, del mese di agosto. Oggi parliamo di un libro che ho letto nel mese di luglio. In realtà nel mese di luglio, e tu? Cioè, voglio dire, sto filmando, sto facendo il video. Scusate la piccola interferenza di brivido che incurante della buona letteratura passa così davanti alla telecamera come se non ci fosse un domani. Comunque vi dicevo che nel mese di luglio ho letto parecchi libri, soprattutto perché ho introdotto alcune challenge e devo dire la verità, ne ho parlato anche con alcuni amici di Instagram, la formula delle challenge la voglio ripetere perché ho notato che mi aiuta, mi sprona a leggere, non dico più rapidamente, ma con più sistematicità. Per cui so che devo leggere quel tot di pagine per poter ovviamente vincere la challenge, anche perché ho inserito dei premi all'interno della challenge, delle challenge, e quindi ho notato che mi fa bene, mi fa stare bene, per cui è una formula che replicherò sicuramente. Anche perché, lo dico sottovoce, fino adesso ne ho fatte due di challenge librarie e le ho vinte, per cui sono anche contenta per questo. Ma oggi non parliamo di un libro in challenge, ma bensì di un libro uscito molto di recente, ovvero I segreti del Tamigi di Susan Goga. Il sequel dei misteri di Chalk Hill, che io ho riletto perché avevo già letto anni fa, ma che ho voluto rileggere proprio per riprendere un po' il filo. E dei segreti, dei misteri, anzi di Chalk Hill, trovate la recensione qui sul canale. Vi dico subito che I segreti del Tamigi va letto avendo un po' presente, anzi parecchio presente, quello che è successo prima. Per cui è veramente un sequel, nel senso che ritroviamo alcuni dei personaggi che sono stati al centro delle vicende dei misteri di Chalk Hill. Quindi se la domanda è: posso leggere questo secondo libro anche se non mi ricordo niente del primo, o addirittura se non l'ho letto, vi dico di no. Alcuni personaggi dei misteri di Chalk Hill sono gli stessi nei segreti del Tamigi. Ma non solo, all'interno della narrazione ci sono parecchi riferimenti a cose dette nel libro precedente. Quindi recuperatelo prima di iniziare a leggere questo, anche perché merita assolutamente di essere vissuto, eletto e apprezzato al 100%. I due libri sono un po' diversi, nel senso che I misteri di Chalk Hill fa sicuramente pensare di più a una ghost story, anche se comunque una via di mezzo tra vari generi. Anche in questo caso ci sono più generi che vengono appunto inseriti, e questa è una caratteristica propria di Susan Goga, che tende proprio a mescolare i generi, per cui abbiamo un po' di sovrannaturale, abbiamo un po' di thriller, abbiamo un po' di giallo e abbiamo anche la storia d'amore. Il romanzo è ambientato in età vittoriana, in un periodo in cui per le donne non era facilissimo in qualche modo farsi strada, non soltanto in ambito culturale, propriamente culturale, ma soprattutto sociale. Il matrimonio dei protagonisti è un matrimonio un po', diciamo così, inconsueto, nel senso che la coppia innanzitutto non ha figli, ma in un certo senso si gode la propria libertà, la propria autonomia, la propria possibilità di movimento, e anche questo non è sicuramente un aspetto comune nella Londra di fine Ottocento. Della storia meno ne sapete meglio è, perché è talmente bello seguirla e immergersi all'interno di questi vicoli di Londra, a sentire gli odori e le atmosfere. Vi dico soltanto che ci sono delle atmosfere che vi ricorderanno molto un film, ovvero Piramide di paura,
che racconta le avventure del giovane Sherlock Holmes e del suo amico Watson, un film che probabilmente molti di voi già conosceranno e del quale ho parlato ampiamente agli amici di Instagram. Le atmosfere sono molto simili, ma non solo, ci sono anche tanti riferimenti all'egittologia e al British Museum, che è uno dei grandi protagonisti della vicenda. Egittologia, età vittoriana, insomma, tutti questi elementi insieme, conditi con una bella storia d'amore a tratti estremamente romantica, rendono questa lettura molto molto piacevole. Devo dire che questo è uno di quei libri che quando ho finito ho detto peccato, adesso chi mi farà compagnia? Riuscirò a trovare qualcosa che riuscirà a farmi altrettanta bella compagnia, perché è questo che fa. Anche se comunque fa, può anche riflettere, perché chiaramente ci sono anche delle tematiche sociali, soprattutto legate proprio alle gravidanze mancate sostanzialmente, perché insomma i protagonisti avranno proprio a che fare con il tema della maternità e della paternità. Non vi dico in che senso e in che modalità, perché questo chiaramente fa già parte della storia. Consigliatissimo a tutti coloro che sono su questo canale, perché sicuramente se siete su questo canale e mi seguite, amate questo tipo di storie. Non mancano i riferimenti al soprannaturale, soprattutto alla passione da salotto, diciamo così, che c'era ai tempi per il soprannaturale. E si fanno anche molti riferimenti a personaggi realmente esistiti che facevano parte della Società per la Ricerca Psichica, una società attualmente ancora esistente che si occupa di scovare gli impostori, i ciarlatani. Coloro che prendevano in giro le persone, inventandosi ovviamente dei contatti medianici, dei contatti sovrannaturali per frodare le persone. E quindi si parla parecchio di questa società, ci sono tanti riferimenti, ma quelli che mi sono piaciuti soprattutto sono i riferimenti all'egittologia, che veramente mi hanno catapultata all'interno di un'atmosfera molto vicina al film Piramide di paura, al film degli anni 80, che tra l'altro è uno dei miei preferiti. Quindi stra consigliato questo libro, non prima però di aver letto il precedente, assolutamente. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!